Bigfoot. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo secondo episodio di questa magnifica mappa. L'avete visto in tanti l'episodio, avete spolliciato che non si capisce e mi avete richiesto di continuare con le altre arene, quindi agli ordini squali, io sono qui pronto per continuare con le altre arene. Ma non solo ragazzi, questa settimana uscirà anche il tutorial per chi volesse scaricare ed installare questa fantastica mappa e provare a giocarci da solo. Non ci giocate troppo però, perché vi potrebbe fare molto incazzare. Bene ragazzi, sono nella seconda arena, l'arena della lana nera, il Pozzo delle Ossa. Allora, che cosa ci dice? Benvenuto al Pozzo delle Ossa. Le due lane si trovano nelle due mongolfiere. Attenzione, i tuoi nemici saranno gli scheletrini. What the fuck? Le mongolfiere? Ma voi siete pazzi nel cervello? Ma io come ci arrivo lì? Ma ci avete messo pure la birra? Ma siete dei pezzi di una cacca che non potete neanche immaginare. Vabbè, ragazzi, cominciamo con... What the fuck, pisse merda. Allora... dovremmo ricominciare, inizia la tua avventura. Vabbè, riniziamo l'avventura. Ok. Arena di merda, che mi hai già fatto molto incazzare. L'epic fail, proprio così ad inizio video, non si può vedere. Ok, io ci sono di nuovo. Sì, ma io come ci passo, mo lì? Cioè, ma fatemi capire, qua ci sta la merda. Allora. Se vabbè, ciao, devo fare il parkour. Ma voi siete matti nel cervello, siete... Vabbè, sì. Cazzo! Perché sono spawnato qui? Ma what the fuck? Ma perché? Perché ci sono delle tramogge qui? Ma what? Sei qui per un bug. L'avevo capito. Allora, ragazzi, io sono veramente una schiappa a fare qua il parkour, Quindi, ve lo dico. Ma va cagare, 800 milioni di morti dopo. Zitti che ya sto a fa. Zitti che ya sto a fa. Uop. Oh. Sì, vabbè, ma no, i bastoncini no, però. Perché? Perché mi mettete i bastoncini? Io come ci sono con i sapori quando sono piccolini? Sono troppo piccolini, non mi reggo. No, 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 i bastoncini no. No, ragazzi, no. Oh mio Dio, ragazzi, sono su un bastoncino. Zitti tutti, zitti, zitti. What's up, Matorama? Oh, Marrasama. E mo? Se vabbè, pure dentro la torre. Sì, ma voi siete dei pezzi di cacca infinita. Ok, io sono dentro. Se vabbè, ciao. Vabbè, andiamo ad ammazzare la gente che sta... Ma sono scheletri? Eh sì, aveva detto che erano scheletrini. Ehi, 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 oh, 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 stai buono? No, 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 e dai, e dai. Fammi rompere un attimo, un attimino. Dai, un attimo. Ok, mo te meno come non ci fosse un domani, pezzo di cacca. Vieni qua, stupido cornuto. Dai, dai, ok. Andate a cagare, pezzi di brutto cefalo in... carta pecorito, mo mi tocca l'altro parkour come se non ci fa. Oh! E io continuo a sentire casino. Da dove caspita stanno spawnando sti scheletri? Cioè non capisco, qua ho tolto tutto. La mongolfiera sta lì. Chiami, guarda! Guarda il parkour che c'è da fare! No, io lo ammazzo sto creatore della mod. Ti giuro, ti vengo a prendere da casa. Meno male che almeno gli scheletri non sparano. Oh oh oh! Stavo a cadere! Cioè, come un pirla qua. Che caspita volete? Ma voi guardate che carini questi scheletrini, quanto siete brutti. Ok, ok, dai, questo parkour è facile. Ok, mo cado, ci pensi? Qua cosa c'è? La lava. Allora, qua sopra bisogna salire, sicuro. E ci saranno 850 milioni di spawner. Già lo immagino. La mia spada sta pure per finire.
E già lo immagino. Veloce, facciamone fuori almeno uno. Ok. Tu mori. Te moriste la famiglia. Ce ne stanno già tanti giù. Il big troll. Muori. Ascia. Sì. Vai, 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 vai. Veloce. Stanno tutti giù gli scheletri. Non ne spawnano più. In questo jungle possono spawnare più. Ma stanno salendo. Eccolo. Lo sapevo che stavi salendo, eh. Allora, teletrasporto se hai le due nane. Non ce le ho. Quindi devo fare un po'. Lì devo arrivare. No. No, ti prego, guarda quanta gente c'è giù. Ti prego, non me lo far fare. Ma lo sapevo, io lo sapevo. Oh, state calmi. Stai calmo. Io come ci risalgo lì? Non mi dire che devo morire. Ehi, stai buono. No, vabbè, raga. E io che faccio? Cioè, mi stai invitando a morire? Mi stai invitando a morire? Ah, posso rompere. Vabbè, io cado. No. Ma, what the fuck? E come me ne vado da qua? Scusa, eh. Forse posso andarmene di qua. Ma sì! Ma non mi dire che... Mi sta venendo un'idea un po' geniale. Cioè, più che geniale, è un'idea proprio... Dove cazzo sto? Ma sono un pirla! Sono entrato nell'altra torre. Ma che cavolo. Vieni qua, bello. Vieni. Sì. Dammi un piccolo cubetto. Dammi qua. Ma giusto uno, così a caso. Grazie. Ok, c'è uno scheletro morto. Mi sa che ho trovato un modo per facilitare questa mappa, ragazzi. Non è un bug. E il creatore l'ha creata così. So cazzi suoi. Funziona. Funziona. Ma devo prendere qualcosa da quelle ceste? No, vero? Sto salendo nella mongolfiera. Oh cazzo! Rompi. Non c'è più niente. Perché c'è un envy? Posso ripararmi le cose. Wow. Allora, che cosa mi dà qui? Aspetto di fuoco. Beh, direi che me lo prendo molto volentieri. Però potrei fare un'ascia con contraccolpo. Potrei fare questo più questo. Non caspita di niente. Vabbè. Ok, andiamo nell'altra torre. Ok, ragazzi, ho trovato una scorciatoia per il nostro, diciamo, parkour. Perché... Non è che io sia molto intenzionato a farmi tutto il parkour, perché avete notato come va a finire, e di conseguenza, se il creatore della mod ce lo permette, e da quello che so ce lo permette, perché ho fatto la telefonata e gli ho chiesto scusa, ma non è che mi fai prendere una scorciatoia? Lui dice sì, fai come ti pare, come se fossi a casa tua. E quindi, via, distruggi sta merda e distruggi quest'altra, via. Bravi che cadete a terra. Piccoli pirla di uno scheletrino. Io una cosa che mi chiedo è: che cosa ce ne faremo di questi smeraldi e queste pepite d'oro? Ma... Oh, bello! Bello, estate garmo. Un po' di zio, un po' di nonno, un po' di tutto. Vabbè, bello, ma devi bruciare un altro po', se no non muori, bello. E tu? E tu che ci fai qui? Dammi... Aspetta... Ok. Ora, potrei, diciamo, seguire questo parkour, ma perché seguirlo quando io posso fare, scusami, il giro da qui? Cioè, molto sciallo e tranquillo. Entrare qui. Ah, cazzo! Pezzi di merda, che colosa! Come siete avete fatto ad entrare? Come? Io non ho potuto farlo! Perché voi sì o no? Ok, qui c'è un piccolo problema anche per i peggiori hacker come me. Ok, distruggi quello. Ok, distruggi l'altro. Veloce. Uffa! Brutto, schifoso, distruggilo.
Ok, e tu mo vai a morire giù. Ma vattela piander cu. Ok. Detto questo, saliamo al primo piano e andiamo a completare questa. Veloce, 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 veloce. Piccolo scheletro, piccolo scheletro, ma ho visto tutto. Quanti cazzo siete? Aiuto, 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 aiuto. Ehi, calmi, 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 buoni. Perché non mi. Perché. Perché non mi vedono? Che è tutta sta gente? Che è? Sì, vabbè, ma vaffanculo. Dove state? Butti schifosi. Vabbè, ciao. Ciao, 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 ciao. Ok, allora facciamo metodo Mamid, come abbiamo fatto nel primo stadio. Questo è un metodo che sicuramente funziona molto bene con anche gli scheletri, quindi alla cazzo di cane! Tutti alla cazzo di cane! Ok, ora dobbiamo solo far rincoglionire questi scheletri in giro. Ok, e dove cazzo li faccio? Qua, buttali giù. Ah, siete tutti rincoglioniti, meno che me. Ciao. Ok. E io mo che gli racconto quelli. Però, ne sono caduti tanti. Quindi ora ci può essere la mia vendetta. No, no, non così. Ehi, no, ucciso da uno scheletro, no, No. Questi si buggano. Cioè, prima diventano un po' aggressivi, poi si rincoglioniscono, capiscono che hanno a che fare con un super pro e si buggano. Però dovrei acquisire un po' di vita prima di farli buggare. Grazie che ci avete le torce, ragazzi. Il creatore della mappa ha capito che, insomma, se lo volevo fare su YouTube doveva mettermi delle illuminarie. E quindi ha fatto il possibile. Ok. Giù c'è altra gente. Lo sapevo io. Però perché non vi illuminate? Non si fa così. Ok. Ora saliamo su per la montagna. Con la neve alta così. Scenderemo e poi balleremo. Con i piedi un paio di sci. Sul cucuzzolo della montagna. Con la neve alta così. E noi scenderemo e poi cantiamo. Oh cazzo, non cantiamo un bel niente. Sto per morire. Mi è finita pure l'arma. Me ne vado. No! Mamiti di vs scheletrini 2. Sono più cazzuto che mai, ragazzi. Mo salgo su, gli spacco tutto quello che c'hanno. Mamma mia, gli spacco tu. Il cazzo, gli spacco. Tu vuoi morire? Che io non ci vedo niente qui dentro. Quello è l'altro problema. Oh cazzo. Ma porca. Ma perché me li devono far spannare dietro le chiappe? Cioè, ci sono tre Oh. E state buoni? Sì, vabbè, ciao. Ciao. No, raga. No. Oh, ma che è sta roba? Ma che è? Non riesco a vederli. Ma che è tutta sta gente che spawna? Continua a spannare. Ma che cazzo. Allora raga, mi devo inventare qualcosa, perché lo stile standard non funziona con questi scheletrini di merda. E quindi mi devo inventare qualcosa ancora peggio. Che, guarda come entro. Guarda che combinano appena entro. Ok, qui nell'angolo. Ok. Sì. Ecco il primo che è andato giù. Ecco, questa è la soluzione. Facciamoli andare tutti giù. Ecco, no, vedete, però devi andarci giù. Però schifoso. Distruggi. Come se non ci fosse un domani. Wow. Pozione di forza, ma GG. Perché una lana bianca? Scusa. Lana arena 2. Ok. Perché no, là all'inizio diceva che erano... Ok, comunque GG ragazzi. Ci sono due chest. Oh mio Dio, l'altra. Quante cazzo di lane stanno? Ancora me le perdevo. C'è pure un'ascia scheletro. Ok, mi piace molto questa cosa. Ma devo dire tanto. E qua c'è la nostra solita Anvil. Però a questo punto la solita Anvil. Non c'ho il lingotto di ferro, quindi non ci posso fare una beata minchia. No, scusami. Oh, caspita. Ok, ora vi voglio farvi... Oh, ha lasciato la mia ascia su! Porca paletta, dammela!
Ecco, vi voglio far vedere come si scende da queste mongolfiere, perché non si può scendere in modo normale. Diciamo che il creatore del modpack è un po' medpack, diciamo. Ok. Wow! Sì, ok, si scende in questo modo. E vorrei finire l'ultima torre, dopodiché ce ne torniamo a casa. Ok, anche l'ultima torre è stata pulita definitivamente. Ho trovato anche quei fastidiosi vermetti della pietra mentre scavavo per entrarci. E qui c'è poi uno scheletrino. Ciao! Muori. Sei andato a finire nel vuoto, mi fa molto piacere, devo dire. E patapam! Abbiamo Perché sono nel nulla? Perché sono nel nulla? Comunque, l'arena 2 dovrei averla completata, suppongo. Cioè, non facciamo come prima. Arena 2, lana bianca. Ah, lana bianca e lana nera. Ah, ragazzi, ma io devo mettercele qua. Ma sono un pirla. Non le stavo completando nessuno. No, così no. Ma su quanto sono pirla? La lana bianca. Ok, allora dobbiamo completare anche l'1. No ragazzi, scusate, questa è stata una mia deficienza e ignoranza, perché non conoscevo bene questa tipologia di custom map per il momento. Allora, qui che lana ti metto? Lana verde e qua lana verde chiaro. Ok. E ok. Wow! Ho completato pure la 2 però, Cioè, sappilo. Ricordatelo, Ma mo che succede se lo completate? Ebbene ragazzi, non ne ho idea di che cosa succeda quando si consegnano le lane, a parte quel messaggio nella console spettacolare che ti fa sentire in un modo, in un brodo di giuggiole, di lucertole, di boscerini. A parte quello, se vi è piaciuto questo video, spolliciate come se non ci fosse un domani, almeno 25 like per poter andare al prossimo stadio. Almeno, non fate i tiri. Lasciamo 20, dai, giusto perché sono buono. Ci vediamo nel prossimo video. Commentate, condividete questo video se vi è piaciuto, così ci aiutate a diffonderlo. Ci becchiamo sui social e su TS. Ciao a tutti!